siamo collegati con la cattedrale di Cremona per vivere insieme questa solenne liturgia del Giovedì Santo. Celebra qui in cattedrale il vescovo Monsignor Dante Lafranconi, attorno a lui il capitolo della cattedrale e diversi sacerdoti, come stiamo vedendo. Siamo infatti in diretta sull'emittente diocesana RCN, ma anche in streaming video sul portale della Diocesi di Cremona. Grazie alla collaborazione con TRC Web. Viviamo insieme questo primo momento del Sacro Triduo Pasquale. La Chiesa celebra il mistero di Cristo durante tutto l'anno, dall'Incarnazione alla Pentecoste e all'attesa della venuta del Signore. Ma poiché Cristo ha compiuto la redenzione degli uomini, soprattutto nel suo mistero pasquale, in cui morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato la vita, il triduo pasquale della passione e risurrezione del Signore splende proprio come il culmine di tutto l'anno liturgico. E questo triduo inizia appunto con questa messa vespertina nella cena del Signore. Avrà poi il suo centro nella grande veglia pasquale e si concluderà con i vespri della Domenica di Risurrezione. Dobbiamo capire esattamente che quindi il triduo sacro non è una preparazione alla solennità della Pasqua, ma è essa stessa la Pasqua del Signore, il triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto. E perciò è stato chiamato triduo pasquale, perché si comprenda bene che la Pasqua di Cristo consiste appunto nella sua morte e nella sua risurrezione. Dopo l'incensazione della mensa eucaristica, che sarà il cuore e il centro della celebrazione di oggi, ora il vescovo si accinge a iniziare questa solenne liturgia della cena del Signore. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, ci siamo dati appuntamento questa sera attorno all'altare per fare memoria del Signore che lava i piedi agli Apostoli e si fa per tutti corpo donato e sangue versato. È la cattedra dell'amore, la scuola della vita, l'inizio di un mondo nuovo. Il Signore ci conceda la grazia di non fare l'abitudine all'Eucaristia, che rivela chi è Dio e che cos'è la Chiesa. E ora, davanti al suo amore senza misura, risaltano ancor di più le nostre fragilità, le nostre inadempienze, i nostri tradimenti. Chiediamo a Lui, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, di usarci pietà e misericordia. Signore Gesù, nel pane e nel vino Tu ci doni il Tuo corpo e il Tuo sangue, segni dell'alleanza nuova ed eterna. Libera il nostro cuore da ogni durezza e da ogni egoismo. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo Gesù, lavando i piedi agli Apostoli, Tu dimostri di essere venuto non per essere servito, ma per servire e donare la Tua vita. Liberaci dalla pretesa di occupare i primi posti e di voler essere sempre i migliori. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore Gesù, Tu vai incontro alla passione liberamente, per amore.
liberaci dalla paura che ci impedisce di vivere il Vangelo e di aiutare tanti fratelli a portare la croce. Signore, purifica i nostri cuori, o Padre, liberaci da ogni pretesa e rendici discepoli fedeli di Gesù, pronti a donare come Lui, a donarci come Lui, perché, perdonati i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Secondo l'usanza, campane e strumenti musicali, in questi giorni che ricordano la morte e la sepoltura del Signore, tacciono. Risuonino ora insieme alle nostre voci per cantare la gloria di Dio. Poi si uniranno alla silenziosa contemplazione dei credenti in attesa di annunciare la gioia e la festa della risurrezione. Gloria in excelsis Deo. Oh,
Preghiamo. O Dio, che ci hai riuniti per celebrare la Santa Cena nella quale il tuo unico Figlio, prima di consegnarsi alla morte, affidò alla Chiesa il nuovo ed eterno sacrificio, convito nuziale del suo amore, fa che dalla partecipazione a così grande mistero attingiamo pienezza di carità e di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ascoltiamo ora la liturgia della parola. Parte dal libro dell'Esodo, dal racconto della Pasqua ebraica, per concludersi con l'ultima cena, il racconto della lavanda dei piedi. In quei giorni il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d'Egitto: questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10 di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone. Calcolerete come dovrà essere l'agnello, secondo quanto ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno. Potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo porranno sui due stipiti e sull'architrave delle case nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco. La mangeranno con azimi e con erbe amare. Ecco in quale modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta, è la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d'Egitto, uomo o animale. Così farò giustizia di tutti gli dèi dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale. Lo celebrerete come festa del Signore. Di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne. Parola di Dio. Signore,
sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore, adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo che è per voi. Fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza del mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete, in memoria di me». Ogni volta, infatti, che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Parola di Dio. Mandamento nuovo, dice il Signore: come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Se vi ho lavato i piedi io, Signore e Maestro, quanto più voi avete il dovere di lavarvi i piedi l'un l'altro. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani, e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?» Rispose Gesù:
quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Gli disse Pietro, tu non mi laverai i piedi in eterno. Gli rispose Gesù, se non ti laverò, non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro, Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù, chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse, non tutti siete puri. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro, capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore e dite bene perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Parola del Signore. Abbiamo ascoltato questo brano del Vangelo che vede la comunità di Gesù e dei suoi discepoli riuniti per celebrare quella che chiamiamo l'ultima cena. E teniamo presente che questo brano, che è all'inizio del racconto dell'ultima cena, però si protrae, presentando all'inizio tre scene diverse, per poi dilungarsi sui discorsi di Gesù, i discorsi di commiato di Gesù dai suoi discepoli. Ecco, mi sembra bello fermarci un momento questa sera sulle scene che dominano l'inizio di questo racconto, di cui abbiamo visto la prima, la lavanda dei piedi. Ne succederà una seconda, quando Gesù dice uno di voi mi tradirà e indica Giuda, e poi una terza scena, sempre nel contesto di questa sala dell'ultima cena, che vede il dialogo tra Gesù e Pietro, il quale dice io non ti tradirò mai. E Gesù lo ammonisce, prima che il gallo canti, mi avrai rinnegato tre volte. Perché mi piace fermarmi su questo quadro che ci introduce nella sala dove si sente profonda l'intimità di questo momento, l'intimità di Gesù con i suoi discepoli? Perché mi pare che ci offra una stupenda meditazione sul mistero dell'Eucaristia e anche sul mistero di noi stessi, a farci in qualche maniera da guida in questa riflessione è la figura di Pietro, il quale davanti a Gesù che lava i piedi si ritrae sconcertato, è fuori dai suoi schemi vedere che Gesù assume questo ruolo. Tu
non mi laverai i piedi in eterno. Gli rispose Gesù, se non ti laverò, non avrai parte con me. Allora quello che è connesso con il gesto di Gesù, lavare i piedi, lasciarsi lavare i piedi, è legato strettamente con l'aver parte con Lui, cioè con il condividere quello che Lui offre. Pietro ritorna anche nella terza scena, sempre nella sala dell'ultima cena, quella scena a cui accennavo prima, dove Pietro dice: guarda, io ti seguirò anche se tutti ti abbandonano, però io... È Gesù che lo ammonisce. Dove vado io, non potete seguirmi. E Pietro che dice: ma come, non possiamo seguirti? Io ti seguirò dovunque, anche alla morte. Pietro, guarda che ti sbagli. Non è così. Questo secondo momento in cui è di scena Pietro ci permette di capire meglio anche le prime parole. Se non ti laverò i piedi, non potrai avere parte con me. Perché avere parte con Gesù ovviamente significa, come dice Pietro a parole, io ti seguirò, dovunque tu vada io ti seguirò. E non pensa Pietro neanche lontanamente al tradimento, ma Gesù lo mette in guardia. E quando Pietro sperimenterà di rinnegare il Signore Gesù, ma io non lo conosco, non so chi sia, non l'ho mai visto, e il gallo canterà, allora si rende conto che egli davvero non è ancora nella condizione di prendere parte a quello che Gesù offre, a quello che Gesù dona. Ma immediatamente dopo che il gallo ha cantato e che Pietro si ricorda delle parole di Gesù e si pente, piange, incrocia il Signore Gesù e basta quello sguardo per sentire che egli può entrare a far parte con il Signore Gesù, perché il Signore l'ha perdonato, perché se lui, Pietro, ha rinnegato il Signore non ha rinnegato lui. Ecco, in fondo, questo è ciò che è grande ed è bello nella nostra vita di cristiani. L'avere parte con Lui, con il Signore, è fondato sulla certezza che Egli non ci rinnega mai. Anche se noi qualche volta invece prendiamo strade diverse. E che cos'è il donare il suo corpo e il suo sangue, mettercelo nelle mani, se non dirci il mio amore per te, il mio sacrificio per te? Io non lo ritratterò mai, mai. Sono nelle tue mani. Non soltanto tu hai parte con me nel condividere quella salvezza che io vado operando con il dono di me stesso, ma anch'io avrò parte con te. Perché la misericordia che scende dalla croce è una misericordia che ti avvolgerà, ti coprirà completamente e ti renderà capace di darmi testimonianza quando tu non potrai più essere autosufficiente, ma un altro ti cingerà e ti condurrà dove tu vorrai, dove tu non vorrai. Il Papa, nel messaggio della Quaresima, messaggio su cui aveva
insistito sul tema della misericordia, aveva dedicato alcune righe proprio per mettere in luce questo aspetto. Non possiamo aver parte con Gesù nella sua sorte finché non abbiamo sperimentato e accolto la sua misericordia. Ecco perché Pietro, quando non si lascia lavare i piedi, si sente dire: tu non potrai avere parte con me. Ma ecco perché questo stesso Pietro, una volta che ha sperimentato la misericordia del Signore, con le sue lacrime dice la sua disposizione, la sua grazia di poter condividere la sorte e la grazia di Gesù perché è stato rivestito della sua misericordia. Bene, ma questo non è ciò che avviene in ogni Eucaristia. Questo è il mio corpo che è dato per voi. Questo è il calice del mio sangue, della nuova ed eterna alleanza, sparso per voi e per tutti. Allora noi vorremmo questa sera, facendo memoria della prima Eucaristia, vorremmo metterci nell'atteggiamento umile di Pietro, che riconosce la sua debolezza, che accoglie la misericordia del Signore, e vorremmo metterci però anche con quel cuore pieno di gratitudine, perché solo nel nome della misericordia ricevuta noi possiamo essere certi di aver parte alla sorte del Signore. È per questo che noi non possiamo fare a meno, nel periodo della Pasqua, di chiedere la misericordia di Dio, di confessarci, di chiedere perdono, di gustare la bellezza di questa parola, che non è solo parola, ma è corpo e sangue donato, in cui noi abbiamo la certezza di essere avvolti dalla misericordia di Dio. E così avvolti sappiamo di aver parte alla sorte salvatrice del Signore. Ci disponiamo così non solo a vivere l'Eucaristia questa sera, ma a viverla ogni volta che vi partecipiamo, ogni domenica, con questo bisogno interiore grande di essere rivestiti della misericordia, perché è ciò quello che ci dà la certezza di avere parte a quella salvezza che il Signore ci ha donato e di cui l'Eucaristia è memoriale perenne. Monsignor Dante La Franconi ha concluso l'omelia di questa solenne celebrazione del Giovedì Santo che stiamo seguendo in diretta dalla Cattedrale di Cremona. Ora, a differenza della messa solita, diciamo, c'è un rito particolare che si svolge appunto in questa messa che ricorda la cena del Signore, il rito della lavanda dei piedi.
Il Vescovo scenderà fra poco ai piedi dei gradini del presbiterio e laverà i piedi da alcuni ragazzi e ragazze della parrocchia. Questo gesto imitativo di ciò che fece Gesù si compie solo se è espressione dell'impegno a vivere il comandamento nuovo lasciatoci da Gesù stesso come servizio di apertura, di accoglienza, di aiuto ad ogni persona. È significativo il fatto che l'Evangelista Giovanni, parlando dell'ultima cena, non racconti l'istituzione dell'Eucarestia, ma racconta appunto quello che fece Gesù, questo gesto di lavare i piedi agli apostoli, quasi a dire che il culto gradito a Dio è proprio il servizio ai fratelli. Ecco, il Vescovo ora si inginocchia davanti ai ragazzi. Lava il piede. E si china a baciare. Intanto il coro della cattedrale che accompagna questa solenne liturgia sta cantando il canto significativo che accompagna proprio questo rito della lavanda dei piedi. Queste tre cose di Fulvio Rampi, lo ascoltiamo.
Il vescovo ha ormai concluso la lavanda dei piedi, quindi ora si riporta alla sua sede e riprende la messa secondo il consueto. Si omette però oggi la recita del credo, quindi verrà proclamata la preghiera universale. Il Signore Gesù ha spezzato per noi la sua vita, l'ha offerta per la nostra salvezza. Solidali con tutti gli uomini e le donne di questo tempo, noi ci rivolgiamo a Lui. Preghiamo, ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Signore, prima di ripetere il memoriale della Pasqua, noi ti preghiamo per Papa Francesco, per il nostro Vescovo Dante, i presbiteri, i diaconi, i religiosi e le religiose e quanti si sono a te consacrati. Ravviva il vincolo dell'unità fra tutti costoro che sono discepoli del tuo Figlio. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore, prima di compiere il sacrificio della nuova alleanza, noi ti preghiamo per i paesi devastati dall'odio e dalla guerra. Smaschera i piani di coloro che fomentano le divisioni e attizzano la violenza. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore, prima di offrirti il frutto della terra e del lavoro dell'uomo, noi ti preghiamo per tutti quelli che si guadagnano il pane con il lavoro umile, pesante, privo di soddisfazioni, e ti affidiamo quelli che non hanno lavoro e che rischiano di perdere la propria dignità. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore, prima di celebrare il sacrificio che salva il mondo, noi ti preghiamo per tutti coloro che soffrono. Dona loro conforto e forza. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore, prima di compiere il banchetto della carità, noi ti preghiamo per tutti quelli che offrono solidarietà, per i volontari e le volontarie dei movimenti e delle associazioni. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Lungo le strade della vita, nella prova come nella gioia, tu ci accompagni sempre con il tuo amore. Il tuo pane ci nutra e ci trasformi, perché possiamo rendere ragione della speranza che hai acceso nei nostri cuori attraverso la morte e la risurrezione di Gesù. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Termina in questo modo la liturgia della parola, inizia ora la liturgia eucaristica e questa parte della celebrazione è tutta rimata sui gesti che Gesù ha compiuto nell'ultima cena. Si svolge ora la processione, il rito offertoriale, mentre la scuola della cattedrale esegue il canto Ubi caritas et amo, dove carità e amore, lì c'è Dio. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode dei lodi del suo nome, per il bene nostro di tutta la Santa Chiesa. Concedi a noi, tuoi fedeli, o Signore, di partecipare degnamente ai santi misteri, perché ogni volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del Signore si compie l'opera della nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente e Misericordioso, per Cristo nostro Signore. Sacerdote vero ed eterno, Egli istituì il rito del sacrificio perenne. A te per primo si offrì vittima di salvezza, e comandò a noi di perpetuare l'offerta in sua memoria. Il suo corpo, per noi immolato, è nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue, per noi versato, è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero del tuo amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Padre Clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo, per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare questi doni, di benedire queste offerte, questo santo e immacolato sacrificio. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace e la protegga, la raccolga nell'unità e la governi su tutta la terra, con il tuo servo, il nostro Papa Francesco, con me, indegno tuo servo, e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti i presenti, dei quali tu conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il giorno santissimo nel quale Gesù Cristo nostro Signore fu consegnato alla morte per noi, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo Sposo,
i santi apostoli e martiri, Pietro, Paolo, Andrea e tutti i santi, per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, l'offerta che ti presentiamo, noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia, nel giorno in cui Gesù Cristo, nostro Signore, affidò ai suoi discepoli il mistero del suo corpo e del suo sangue, perché lo celebrassero in sua memoria. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge degli eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale e perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. In questo giorno, vigilia della sua passione, sofferta per la salvezza nostra e del mondo intero, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e, alzando gli occhi al cielo a te, Dio, Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo prese questo glorioso calice nelle sue mani sante e venerabili. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». In questo sacrificio, o Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo, celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. E offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo nostro padre nella fede e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo.
Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi tuoi ministri, peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte nella comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba e tutti i santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Sull'esempio di Gesù, che ci ha dato il comandamento nuovo, scambiatevi un segno di pace. Thank you.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Questa celebrazione di Giovedì Santo che stiamo seguendo insieme e che inizia il Triduo Pasquale è ricca di gesti di amore. Innanzitutto ricordiamo, come già ci siamo detti, come sappiamo, l'ultima cena in cui Gesù istituisce l'Eucarestia e si dona offrendo la sua vita per tutti. Gesù attraverso questo sacramento è rimasto in mezzo agli uomini con il suo corpo, pane di vita eterna. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna. Poi ricordiamo anche l'istituzione del sacerdozio. Gesù perpetua la sua presenza in mezzo agli uomini anche attraverso questo segno. Il sacrificio eucaristico che i sacerdoti celebrano su comando di Gesù, fate questo in memoria di me, è la continuazione, non la ripetizione, di quanto è avvenuto sul Calvario. Perché il sacrificio rimane unico, ma continua ad attualizzarsi nel tempo. Ogni volta infatti che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. E poi il Giovedì Santo è anche il giorno del servizio fraterno, cioè della carità. Non a caso in questa circostanza Gesù lava i piedi ai Suoi Apostoli e insegna a fare altrettanto, per sottolineare che non è venuto per essere servito ma per servire. E se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi. Sta ormai volgendo al termine la distribuzione dell'Eucaristia e anche questo rito che ricorda e riattualizza la cena del Signore. Però il finale è diverso dal solito, perché è tipico di questo giovedì sera che preclude alla notte del tradimento e al giorno della condanna e della morte del Signore. Quindi dopo l'ultima preghiera che il Vescovo dirà, ci sarà la riposizione del Santissimo Sacramento, cioè l'Eucaristia consacrata oggi
verrà portata solennemente all'altare della Reposizione, dove sarà appunto e rimarrà reposta lì fino alla veglia di Pasqua, della notte di Pasqua. Domani in tutta la Chiesa non si celebra l'Eucarestia. Nell'azione liturgica che ricorda la morte del Signore si potrà fare la comunione usando appunto del pane eucaristico consacrato oggi e riposto all'altare. Per consuetudine poi stasera le nostre chiese rimangono aperte perché si possa andare ad adorare il Signore che ha voluto rimanere in mezzo ai Suoi sotto il segno dell'Eucaristia. Dopo qualche istante di riflessione, di preghiera silenziosa, il Vescovo dunque concluderà con la preghiera dopo la comunione e si avvierà poi la processione per la reposizione del sacramento. Preghiamo. Padre Onnipotente, che nella vita terrena ci nutri alla cena del Tuo Figlio, accoglici come Tuoi commensali al banchetto glorioso del cielo. Per Cristo nostro Signore. Cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Questa celebrazione si conclude nel silenzio. Un silenzio che ci permette di contemplare il mistero di un Dio che si offre e si dona totalmente, di aprire il nostro cuore con la semplicità dei figli, con la fiducia dei poveri. Il pane eucaristico viene portato all'altare della Reposizione perché possiamo sostare e adorare. Anche noi, dopo il Vescovo, prendiamo parte a questa breve processione mentre cantiamo il Pangelingua gloriosi. Stiamo vedendo come sia ormai partita la processione dal presbiterio e si stia avviando all'altare della Reposizione, che qui in cattedrale è l'altare del Santissimo Sacramento sulla destra rispetto all'altare maggiore. Si conclude così quindi questa celebrazione. Ora arrivati, il Santissimo verrà riposto nel tabernacolo incensato e poi l'assemblea si scioglierà in silenzio, perché ormai è il silenzio che è iniziato in tutte le nostre chiese e continuerà fino alla notte di Pasqua.
come abbiamo sentito in questa celebrazione, anche le campane hanno suonato oggi per l'ultima volta e poi per 3 giorni taceranno, così anche l'organo, così qualsiasi altro strumento. Il silenzio deve essere il raccoglimento per introdurci dentro nel mistero di amore di un Dio che si dona per gli uomini. Noi concludiamo così la nostra celebrazione, se vorrete. Potremo ritrovarci insieme domani sera alle 18, sempre qui in diretta dalla Cattedrale, per vivere insieme all'azione liturgica della Passione e Morte del Signore. Grazie a voi tutti. La più cordiale buonasera.